che gli suggerisco per chi vuole approfondire è questo manuale tecnico. Stiamo addirittura ad arrivo con un accordo con l'Unione, ci sono insomma, ecco, una serie di strumenti di progettazione didattica su cui mi illumino. Vi suggerisco anche un libro di Emilio Rigatti, di cui ho letto quasi tutti i suoi cicloviaggi, non ho letto questo, che è Se la scuola avesse le ruote, e lui è un insegnante di scuola media inferiore, si occupa di pedagogia, come la definisce lui, e porta i suoi allievi un po' dappertutto in giro per il Friuli, e ve lo suggerisco, è dell'Ediciclo. L'Ediciclo è una casa editrice specializzata sulla bicicletta, sulla mobilità sostenibile e così via, sul cicloturismo, che è tutto un altro settore molto interessante. Pensate che voi sapete che il turismo è l'industria più importante del mondo dal punto di vista del fatturato, e il turismo è l'industria più importante del mondo per fatturato, e per fortissima crescita, purtroppo per fortuna è in fortissima decrescita nel nostro paese, ma il cicloturismo è in rapida ascesa. Questo volete approfondiamo, discutiamo questo. Allora, lui dice nell'incipit di copertina, mi chiedo scusa, un libro che non ho letto perché non mi occupo di scuola, insomma, istruzione scolastica, lui dice: la bici permette, Emilio Rigatti, permette ad un bambino di crescere. Lui è un insegnante, dice, ad un professore di sognare, ed entrambi di scoprire. Secondo me è una bella cosa. Grazie. Grazie a Luca Ballara per averci fornito diverse e numerose chiavi di lettura per scoprire il mondo della bicicletta e come può migliorare il mondo della bicicletta. Mi viene in mente una domanda, un breve, veloce, leggendo anche il titolo dell'intervento: in bicicletta per cambiare il mondo, ma quindi è una considerazione che ha una domanda. Dovrebbero, tra virgolette, cambiare un po' i rapporti di forza, cioè tra bicicletta e mondo extra bicicletta, nel senso, la bicicletta non dovrebbe sempre andare a cercarsi i suoi spazi, ma dovrebbe essere il mondo, appunto come è definito qua, a creare, indipendentemente dalla richiesta della bicicletta, gli spazi per una mobilità più sostenibile. Ma un po' tutte e due le cose, ovviamente. Diciamo che nel 2011, per la prima volta, la vendita di biciclette ha superato la vendita delle automobili. Prego. Come numero, certo, non in fattura, ma questo per fortuna, il numero delle biciclette vendute nel mondo ha superato quello delle automobili. Un po' alla volta, mi sembra un break-even point importante.